Benvenuti a Di Molo in Molo. Questa iniziativa del gruppo Giovani di Alce nasce dall'esigenza di conoscere un po' di più uno dei cuori pulsanti della nostra città, il porto. Il porto rappresenta il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro, e per questo abbiamo deciso di analizzarlo attraverso due chiavi di lettura. Il canale dell'archeologia industriale, che ci spiegherà i segreti e le evoluzioni del recente passato del porto, e anche quello dell'economia, quindi che rappresenta quello che è ora il porto e quello che possibilmente sarà in un futuro. Siamo qui a Ponte Parodi, nel porto di Genova. Tra poco ci imbarcheremo sul rimorchiatore Olanda della Rimorchiatori Riuniti, che ringraziamo per averlo messo a disposizione, e siamo insieme ad ALCE, Associazione Ligure per il Commercio Estero, che è organizzatore e promotore dell'iniziativa, e insieme a Spediporto e Associazione Ingen. Genova oggi ci accoglie con una giornata bellissima, arricchita dai colori delle sue mille attività marittime. Un porto che è cresciuto nei secoli ma ha saputo aggiornarsi costantemente, rimanendo un punto di riferimento fondamentale per il commercio, per il turismo a livello europeo e nel bacino del Mediterraneo. Qui intorno a noi avete tanti esempi di questa grande capacità di Genova di sapersi nei secoli evolvere e seguire le logiche del mercato. Abbiamo un porto antico che è stato aggiornato e diventato un polo di attrazione turistica con il Bigo, con la ruota, con il Museo del Mare, con l'acquario e con tante altre importanti iniziative commerciali. Abbiamo poi uno scalo dedicato allo yachting, abbiamo la nautica, abbiamo le crociere, i traghetti e tante attività che in questa parte di porto si sviluppano e seguono le logiche di aggiornamento costante che la tradizione di questo scalo ha. Le testimonianze delle industriali, quello che noi chiamiamo appunto l'archeologia industriale, se non vengono riconosciute per quello che erano e qual era la loro funzione, diventano macchine arrugginite o ingombri. Alle mie spalle potete vedere il silos NBIC, quell'oggetto, la strana cosa, di cui si è parlato anche abbastanza in questi ultimi tempi in città. Alla fine dell'Ottocento le merci che avevano maggiore circolazione, il porto, erano il grano, il carbone, il cotone. Nasce quindi la necessità di magazzini per le granaglie. Grotta, Cristofoletti e Carissimo propongono all'autorità marittima di allora di creare un silos granario a Santa Limbania, e nascono appunto i primi silos granari a cura della società dei silos di Genova nel porto. Si chiama NBIC perché è stato costruito in cemento armato con il sistema costruttivo brevettato da François NBIC in Francia qualche tempo prima, ed avrà un successo planetario sostanzialmente. In Italia sarà l'ingegner Borchedu di Torino che prenderà la concessione per la costruzione appunto in tutto il paese. Con il sistema NBIC vengono costruiti in cemento armato il lingotto di Torino, per dire, ma a Genova moltissime costruzioni, anche quelle che noi vediamo in via 20 settembre con la borsa, pur con la loro così decorazione cretica, sono comunque strutture in cemento armato. Il silos è la più grande costruzione costruita con l'NBIC in quel momento storico, è estremamente evoluto per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro all'interno della struttura, accostando un pontile delle macchine aspiratrici pneumatiche aspiravano dalla stiva delle navi, appunto le granaglie, e le sparavano dentro le big, dove con una serie di meccanismi il grano bagliato, pulito, messo nei contenitori e sino ad arrivare poi alla distribuzione sul
sui vagoni ferroviari. Quando il mercato delle granaglie cambia totalmente e il silo non diventa inutile, c'è un tentativo alla fine degli anni Ottanta di farlo diventare una struttura ricettiva, un albergo, un progetto praticamente esecutivo, che però non va in porto perché la società che gestiva il silos in quel momento, per le questioni note di Tangentopoli, ecco, ha dei grandi guai giudiziari. Il silos diventa e ritorna di competenza dell'autorità portuale, viene preso in affitto dall'Università di Genova per diventare la sede di ingegneria. Rimane però sostanzialmente abbandonato per una decina d'anni. Quando l'università decide che non farà più ingegneria, a questo punto l'autorità portuale decide di fare un concorso per decidere cosa fare dell'NP. Passano ancora alcuni anni e in questo momento si sa che finalmente una società milanese si è fatta avanti per recuperare l'NBIC. Recuperare l'NBIC è sicuramente una cosa abbastanza complicata, anche perché c'è da fare il restauro del cemento armato. Soprattutto quello che può dispiacere sono due cose. Ecco, la prima, quando la funzione dei silos è stata dismessa, tutti i macchinari sono stati smantellati, per cui non abbiamo più alcuna traccia di tutto questo sistema innovativo che era collocato all'interno del silos. Rimangono alcune tramocce al piano terra. L'altra perdita che c'è stata è quell'oggetto, quel manufatto che dava senso al fatto che l'NBIC sia sulla banchina, cioè il pontile sul quale erano le macchine per aspirare le granaglie, perché non è stato inserito nel vincolo dell'NBIC e in ragione della trasformazione di tutta quest'area a terminal crociere, ecco, il pontile è diventato una cosa inutile e ingombrante che non permetteva alle navi di manovrare e quindi è stato demolito. Siamo riusciti a salvare, a documentare le macchine aspiratrici, le ultime due macchine aspiratrici salvate, ma per il resto non si sa più nulla. Siamo all'interno del bacino delle Grazie, che ci può raccontare un po' della storia e dell'evoluzione del porto. La prima trasformazione è quella appunto della creazione dei bacini. Il bacino di carenaggio, di raddobbo della Darsena è troppo piccolo, non basta più. Alla fine dell'Ottocento erano, per le riparazioni delle navi, era disponibile un bacino galleggiante, prima in legno, poi in ferro, degli scali, lo scalo Chiavacci a Molo Vecchio, i cantieri della Foce, ma non c'erano strutture adeguate per riparare le navi con i bacini di raddobbo. Viene bandita una gara, la vince una ditta di Zurigo, la Zocche, e vengono creati il bacino 1 e 2. Anche questi diventano insufficienti. Subito dopo viene realizzato il bacino numero 3, cioè il bacino 2 e 3. Negli anni 30 il bacino 4 e negli anni 60 il bacino numero 5. Vediamo poi alle mie spalle una grande gru, molto particolare oggi, è la Langer Heirich, è gru da 250 tonnellate, potenzialmente oggi ancora operativa. È una gru del 1915, quindi ha 105 anni di età, costruita per l'impero, per la marina tedesca. Riesce a sopravvivere alle vicende della prima guerra mondiale, rimane quindi nel suo porto di origine, Wilhelmshaven, e partecipa a tutta la ricostruzione
della Marina tedesca durante il Terzo Reich. Con la Seconda Guerra Mondiale riesce a, fortunosamente, a evitare le distruzioni dei bombardamenti della foce del Weser a Bremerhaven. Viene acquisita dagli americani, viene utilizzata per ancora un po' di tempo da loro, dalla marina militare americana, poi subisce uno o due passaggi di proprietà fino ad arrivare, anche questa è fortuna, caso, viene acquistata da una società genovese per fare dei lavori in Sardegna. Sant'Antioco in Sardegna lavora per carico e scarico del carbone, ma è un mezzo difficile da mantenere, le dimensioni sono enormi, 50 metri per 30 metri di chiatta per un'altezza di 80 metri di braccio a tutta altezza. Pensate che aveva in origine 21 uomini d'equipaggio, perché è una vera e propria nave, ecco, autopropulsa, e quindi non rende più. E viene acquistata da un armatore genovese perché dice, beh, forse per qualche lavoro di sollevamento, 250 tonnellate, mi può ancora venire bene. Se va male, è ferro che va benissimo, può essere venduto. Ma l'armatore, Alessandro Zamponi, che l'ha acquistata, è una persona sensibile, ecco, è legata alla storia, eccetera, e si accorge di avere qualcosa di più importante in mano che non un mezzo di sollevamento. E incontra poi un funzionario della soprintendenza, ecco, che scoperta questa gru in porto, fa delle ricerche e capisce che è un oggetto estremamente interessante. Per cui la sinergia tra l'armatore e la soprintendenza, il funzionario, fa sì, ecco, che la Langer Heirich sia la prima gru vincolata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Per più di 10 anni la Langer Heirich è stata utilizzata per mostre, manifestazioni, spettacoli teatrali, visite guidate, perché è un gioiello della tecnologia del Novecento, ecco, gioiello elettromeccanico. Vicende giudiziarie hanno fatto sì che oggi non si possa più salire a bordo e si cerca una collocazione per la Langer Heirich. Per valorizzarla bisognerebbe che fosse orbeggiata in un posto accessibile al pubblico nel porto antico, ed è questa la battaglia che stiamo ancora conducendo. Per aiutarci in questa battaglia abbiamo, d'accordo con il FAI, ecco, abbiamo iscritta ai luoghi del cuore 2020, e questo è un altro tentativo, ecco, per valorizzare questo mezzo. Qui ci troviamo nel cuore commerciale del porto di Genova, del suo porto vecchio. Siamo circondati da terminal che gestiscono il traffico rinfuso del porto, per poi rivolgerci a ponente e cominciare a scoprire i terminal che si occupano di container, di rinfuse, di merci varie. Qua c'è un po' riassunta la ricchezza e la tradizione del porto commerciale di Genova, delle sue calate, del suo essere un porto multipurpose, quindi in grado di accogliere e gestire qualsiasi tipologia di merce. Ed è importante dire questo, perché oggi il porto di Genova ha bisogno di spazi, ha bisogno di trovare una dimensione più consona ai traffici mercantili internazionali. E nonostante le difficoltà che questo territorio mostra a livello di dimensioni, a livello di parziale congestionamento e di montagne che si spingono vicinissime al mare, facendo e limitando quindi la capacità industriale del nostro porto, oggi esistono progettualità importanti. Intanto il porto si è espanso a ponente col porto di Pra. Nei prossimi 10 anni saranno oltre 2 miliardi e mezzo investiti nel porto, sia attraverso interventi pubblici legati per esempio all'ampliamento della diga, che è un investimento strategico per garantire altri 100 anni di sviluppo a questo porto, ad iniziative legate alle banchine, ai privati, al potenziamento delle aree portuali, della rete ferroviaria, ma soprattutto cercando di dare al porto uno sfogo
di prossimità per poter ospitare e lavorare le merci in maniera aggiornata e tecnologica e soprattutto ecologica. Qui siamo al confine tra il vecchio porto e il bacino di San Pier d'Arena, realizzato negli anni 30. Ma qui possiamo vedere, come appunto alle nostre spalle, tutte le trasformazioni del Novecento e di come la città, anche confusamente, ecco, si rapporti con il porto. Vediamo la centrale elettrica del 29, successivamente trasformata, ma lo scarico del carbone che serviva per alimentare la centrale elettrica e non solo. Ma qui c'era l'idroscalo dagli anni 30, negli anni 40, che poi è stato sacrificato a tutte le altre necessità, le altre trasformazioni. Vediamo soprattutto la lanterna su un cucuzzolo di roccia, ecco, ma non era un cucuzzolo di roccia, ma era il terminale, la testata del colle di San Benigno, che nel tempo è stato smangiato negli anni 30 con la camionale, ma poi per arrivare agli anni 70-80, ecco, con la creazione del World Trade Center. Ecco. E qui possiamo proprio leggere le difficoltà della ricerca di spazio, sia per il porto sia per la città, in questo rapporto sempre abbastanza contraddittorio, abbastanza confuso. Bene, qui ci troviamo alla foce del Bolcevera e dietro di noi troviamo alcuni siti industriali di grande importanza, perché abbiamo non soltanto il terminal Messina qua alle mie spalle, ma abbiamo Fincantieri, abbiamo ArcelorMittal, abbiamo l'aeroporto anche poco distante di qua. Anche qui si gioca una partita importante per il futuro di questo porto, delle sue attività legate principalmente al rilancio della Val Bolcevera, vale a dire di quella porzione di territorio che incide sia Levante che a Ponente lungo il Bolcevera e che oggi custodisce importanti spazi, anche di siti industriali abbandonati, che potrebbero diventare, in un'ottica di investimento e soprattutto guardando i prossimi 50 anni, una Green Logistic Valley, vale a dire una valle dedicata anche alla logistica, ma non solo alla logistica, alla tecnologia, alla cantieristica, alla produzione di beni per la loro esportazione. Su queste attività è necessario riflettere, perché il futuro di un porto è anche il futuro legato alle sue potenzialità tecnologiche, a saper mettere a fattor comune tecnologia, produzione, esportazione, importazione e lavorazione di prodotti. Bene, siamo davanti alla Fincantieri, vediamo l'allestimento di una grande nave da crociera e qui ci ricolleghiamo a tutta la storia della cantieristica genovese. Qui c'erano i cantieri navali Ansaldo nel Novecento, l'Ansaldo che in quel momento si espande con la gestione Perrone e diventa un'azienda che controlla tutti i cicli produttivi, dall'estrazione del minerale a Cogne sino alla produzione di aerei, passando per la cantieristica navale che era localizzata proprio qui dietro a noi per la costruzione della nave, ma che per l'allestimento, cioè tutto quello che sta sopra la coperta delle navi, si rivolgeva al proprio cantiere, che era appunto all'Orn, al bacino delle Grazie. Siamo tra i cantieri, tra la cantieristica di Fincantieri e il petrolchimico, un'altra parte importante del porto e dell'industria portuale, che non dimentichiamocelo da lavorare ad oltre 56.000 persone solo a Genova, tra occupati diretti ed indiretti. È un'industria che è un asset fondamentale della nostra economia, consentendo allo Stato di incassare oltre 10 miliardi
all'anno di diritti ed IVA. Questi sono aspetti che devono essere ricordati, perché gran parte anche di questi introiti derivano proprio dalle attività che ho alle mie spalle. Il petrolchimico e tutte le attività legate alle rinfuse hanno un ruolo fondamentale e importante nella ricchezza di questo territorio, come lo hanno, l'abbiamo visto, i terminal container, la cantieristica, le crociere e il turismo in generale. Qui in realtà si gioca un'altra parte importante del futuro di Genova e del nostro territorio a livello di infrastrutture, con il grande progetto del ribaltamento al mare, ma con i progetti anche del territorio legati al potenziamento della rete ferroviaria, della rete autostradale, del nuovo snodo del porto di Pra che a breve andremo a vedere. Quindi qua troviamo un'altra significativa testimonianza di quali siano le grandi potenzialità di Genova e del suo porto e di quanto si intenda investire per accrescere la loro rilevanza non soltanto nel contesto nazionale ma a livello internazionale. Quando si parla di eccellenze non si può fare a meno di citare il terminal di Pra, primo terminal italiano con 1.600.000 TEU movimentati nel corso del 2019 e tra i primi tre terminal containers del Mediterraneo. Il gruppo PSA, il più grande gruppo al mondo a livello di movimentazione contenitori, ha scelto Genova, ha scelto Pra per insediare uno dei suoi terminal più strategici nel Mediterraneo. Questo è un esempio importante di come gruppi multinazionali hanno deciso e hanno scelto di investire a Genova credendo in questo territorio, credendo nella sua collocazione geografica che lo pone vicinissimo ai mercati di consumo europeo. A 300 km da noi c'è un bacino di utenti che valgono 200 milioni di consumatori. Ecco perché è fondamentale credere nel ruolo strategico di Genova, nella portualità e nel terminalismo. Dietro di me un chilometro e mezzo di banchina, 12 gru di ultima generazione in grado di gestire anche porta containers oltre i 20.000 TEU. In un porto commerciale importante come quello di Genova si caricano e si scaricano le merci, si riparano le riparazioni navali, abbiamo visto i bacini eccetera, ma c'è anche un importante servizio che è il servizio passeggeri, che ha come vetrina le stazioni marittime, la stazione di Ponte dei Mille, prima Federico Guglielmo, poi il Ponte Andrea Doria e tutti gli sviluppi contemporanei. Ma c'erano anche i servizi relativi ai passeggeri alle navi, oggi la crociera, ma una volta da trasporto sostanzialmente. Ed era ad esempio il servizio relativo alla lavanderia di tutte materiale di bordo, e negli anni 30, quasi contemporaneamente alla stazione marittima, viene realizzata la lavanderia industriale della Navigazione Italia, che quando cessa tutta l'attività di trasporto e croceristica rimane comunque parzialmente lavanderia, parzialmente trasformata in uffici, ma ancora sostanzialmente conservata, di cui oggi non si sa ancora bene il destino. Genova è un porto per tante compagnie croceristiche fondamentali come MSC, lo sarà di nuovo per grandi altri gruppi come Costa, ma anche nuove compagnie come Virgin hanno scelto Genova come loro punto di riferimento. Questo è veramente molto importante. Oggi Genova è il primo porto per importanza a livello italiano, è uno dei più importanti porti europei. Intorno al porto di Genova e alla portualità ligure si stanno sviluppando logiche di investimento miliardarie che serviranno nei prossimi 40 anni a dare a questo territorio ancora una sua forte connotazione nautica e marittima.